Un sindaco di questi tempi è una figura che deve cucire come un sarto i pezzi divisi di una città. Adesso abbiamo un'occasione imperdibile, abbiamo una coalizione che rappresenta la società di questa città, abbiamo personalità importanti che si sono messe in campo, abbiamo una delle personalità più rilevanti dell'intera regione, un magistrato conosciuto in tutta Italia, che quando alza il telefono, chiunque sia dall'altra parte, sa con chi sta parlando e sa quanto vale la sua parola. Io sono qui venuto a dirvelo perché ho l'impressione, che qualcuno forse dal suo riserbo, dalla sua discrezione, dalla sua educazione, dalla sua gentilezza, ne stia traendo il fatto che si tratta di una torre inespugnabile. Non è vero, Francesco non è una torre inespugnabile, è però una persona alla quale ci si deve rivolgere come facciamo noi normalmente nella nostra vita quotidiana, ci si deve rivolgere col garbo, con l'affetto. Io vi voglio pregare in questi ultimi giorni di campagna elettorale di fargli sentire il vostro affetto. Quando però mi resi conto che era un tabù quello dei rifiuti, perché fosse un tabù, io non faccio più, diciamo, il mestiere che facevo una volta. Certo, c'è da chiedersi perché non si poteva parlare della ripubblicizzazione degli impianti di questa città. Sapete che avrebbe significato riscuotere dai comuni vicini i soldi del trattamento dei rifiuti e abbassare le tasse alla Tari. E io voglio dire, per un candidato abbassare le tasse sarebbe stata o no una cosa utile? Io penso di sì. Perché questa cosa non è avvenuta? Io non posso andare oltre perché non ho elementi per andare oltre, ma voi ci ragionerete sul perché questa opzione è stata abbandonata. È stata abbandonata in danno della città stessa, in danno degli altri comuni che fanno parte di questo consorzio. Dovete solo, posso dirlo, ricordarvi chi siete. Siete l'indomita città che ha difeso sempre la democrazia fino all'ultimo. Perché alla Casa del Lavoro di Bari, quando i fascisti aggredirono, c'era Giuseppe Di Vittorio e sua moglie incinta a difendere la democrazia. E c'era un cerignolano a fare questo. E dovete essere consapevoli del ruolo che la storia vi ha assegnato e liberarvi dalla miseria, liberarvi dalla pochezza, liberarvi dall'arroganza, perché per noi da domani vale il principio del servizio, dell'ossequio alla Costituzione e alle leggi e soprattutto dell'amicizia e della cordialità.